Amato, quei palai a colpi di testa. Cristoforo non la tiene e ce l'ha rimessa tra le perre il Longobardi. Nel batterla ancora Amato. Girone, passano, vengono promosse quindi Real Cropani e il Real Girone. Amato, questa porco, ma ci arriva Sorrentino. Pareggia per 1-1 con Cimino. Alla Gavi per Cristoforo. Va lungo sulla fascia. Cristoforo ne salta due. Poi Palaia. Palaia per Mariano. C'è che Bonacci è qualcosa di pericoloso. Il recupero di Amato. Ma c'è punizione per il Girifalco. E da qui può nascere qualcosa di pericoloso. 0 lo starettino nell'ultima giornata di campionato, quindi abbiamo ottenuto la terza posizione. Come oggi, avendo andrà a finire, va a batterla Migliaccio di Catanzaro e ottenendo il Migliaccio veloce, no, si deve ribattere 1-1 dopo i tempi supplementari, i gol di Funaro e di Vatrella. 0-0 è risultato fino a questo momento in virtù della posizione, anche in questo caso secondo in classifica del Cropani rispetto allo Saletti, che proprio nell'ultima giornata si era giocata la possibilità di battere la punizione terzo, ma avendo perso Cristoforo contro al Verdolivo, contro il Real Giano, diventato quinto e quindi ha giocato la partita. Tutto pronto, allora, e quindi avendo giocato, essendo punizione classificato dopo il Real Cropani, anche il pareggio non gli basta per ottenere la promozione. Vedremo quindi se ci saranno possibilità di ripescaggio per queste squadre. Ultimo, intanto segnaliamo che di confusione, dopo il bellissimo a battere il calcio di punizione Cristoforo prova la boccia di campionato, che segnaliamo, supera la traversa di Porto in seconda categoria di punizione dalla terza girone D per Cristoforo.